serie bwin, tutti i colori della passione. Giornata numero 31, campionato bwin contro l'Ascoli. A Samp cerca altri tre punti, un'altra vittoria, cerca di fare un altro passo in avanti verso il Varese, il Padova, quei playoff che oggi la squadra di Iachini vuole dedicare ai due tifosi blu cerchiati scomparsi in un tragico incidente il ritorno dalla trasferta di Sassuolo. In campo l'Ascoli di Silva cerca il miracolo, punti salvezza contro una Samp senza Gastaldello e Juan Antonio squalificati, senza Bianchi, non in perfette condizioni, lasciato in panchina da un Beppe Iachini costretto alla tribuna per squalifica. Al suo posto il vice Carillo, fischia Siornasca di Bari. Comincia subito la Samp al minuto 22 con il tentativo di Foggia in corsa col sinistro, pallone fuori, poi ancora la Samp, ancora con Foggia, cross nel mezzo, pallone che esce, ancora con Foggia, tiro cross, qui Pozzi non riesce alla deviazione, gravissimo l'errore di Nicola Pozzi, grande occasione per la Samp, pallone in calcio d'angolo. Minuto 27 poi, ecco il replay, intanto il tiro cross di Foggia. Poi Rispoli, cross dalla destra, pallone nel mezzo, ancora Pozzi di testa, anticipare Ciofani e Peccarisi. Il pallone però finisce sopra la traversa, grande spunto qui di Rispoli sulla destra, perfetto il suo cross, perfetto anche lo stacco di testa. Il pallone però non si abbassa. Poi l'Ascoli ci prova con Parfait, arriva Di Donato, il destro, la conclusione deviata, in pallone in calcio d'angolo. L'Ascoli che ha provato solo in qualche occasione a uscire dalla propria area di rigore. Poi ancora Eder, salta due uomini, pallone ottimo per Pozzi, ancora col destro, Guarna si difende in calcio d'angolo. Siamo al minuto 38, poi al 40esimo Corenan dalla distanza, ancora Guarna con i pugni, sicuro pallone in calcio d'angolo. Finisce così il primo tempo 0-0. Inizia subito con la Samp ancora in avanti, ancora con Foggia, la sua punizione però va oltre l'altra versa della porta difesa da Guarna. Poi in 9 minuti due gialli, il secondo decisivo per Ciofani, cartellino rosso, nessun dubbio per Nasca. Ascoli in 10. Per 35 minuti la Samp può giocare in superiorità numerica. Ecco il replay, il fallo di Ciofani, fallo da giallo, secondo giallo per Ciofani. Poi ci prova Eder, ancora una volta salta due uomini, poi però il suo destro è da dimenticare. Minuto 17, azione di calcio d'angolo, colpo di testa di Costa, pallone sul palo, poi Pozzi non riesce a colpire il pallone, la deviazione però di un difensore dell'Ascoli. Ecco il replay, il Costa supera Guarna, pallone sul palo, torna in campo, in gioco, poi Pozzi non riesce però una seconda deviazione. Ancora la Samp, ancora con Pozzi, il destro, pallone fuori però alla sinistra di Guarna. Minuto 34, cross, Pellè, assist per Munari, il miracolo di Guarna con la mano destra, la mano di richiamo, riesce a togliere il pallone dalla porta. Grandissima occasione questa per la Samp, ecco il replay, Pellè, Munari, il miracolo assoluto di Guarna, si salva l'Ascoli, la Samp è vicinissima al gol del vantaggio. Poi al minuto 35 ci prova ancora Di Donato col destro, mano destra ancora una volta di Romero, pallone in calcio d'angolo. 37esimo, Semioli, prova lui, Pozzi, lo scambio tra i due, area di rigore col destro, debole però facile per Guarna. Minuti finali, siamo al 42esimo, ancora con la Samp che prova a trovare il gol del vantaggio, il gol vittoria, pallone buono per Semioli, rimane lì, poi lo scontro con Guarna, ne scaturisce una mischia. Giallo per Semioli, giallo per Peccarisi, ma finisce così dopo 7 lunghissimi minuti di recupero concessi al signor Nasca. Finisce con l'assedio blu cerchiato che non paga, per la Samp un misero punto che non cambia la sua classifica, per l'Ascoli una vera e propria impresa.